Buon pomeriggio e buona giornata e buon pranzo a tutti voi, cari amici. Oggi sono contentissimo perché il mio Keith Lee, anche se non sono di sua famiglia, finalmente è arrivato il momento del suo primo regno titolato. Eh sì, perché nella nottata italiana il mastodontico Keith Lee, che è vero che ha 35 anni, però non è che è facile per arrivare in WWE. Comunque, lui, nativo del Texas, pensate un po', alto quasi 2 metri e con un peso oltre i 150 kg, ha battuto un avversario non proprio uguale a lui, però voglio dire, Roderick Strong non è mica l'ultimo dei face, però sta di fatto che nonostante la presenza a bordo ring di tutta l'Undisputed Era, Bobby Fish, Kyle O'Reilly, Adam Cole, Roderick Strong viene detronato dal suo titolo nordamericano di NXT e va alla vita di Keith Lee, che dopo meno di 2 anni dal suo primo approccio in WWE, ho detto proprio lì, finalmente il suo primo regno titolato è arrivato e adesso spero però che sia un regno oltre che medio, di medio-lungo termine, però mi auguro che possano mettere su belle storie, belle rivalità, perché pensate un po' che questo atleta così bello, robusto, è capace anche di fare dei voli dall'interno all'esterno del quadrato, cosa che non tutti gli atleti di più di 150 kg sanno fare, quindi, bravo il mio Keith Lee, mi raccomando, se vi siete persi il video sul topo di campagna, il topo di città, sul mio canale, nelle mie stories di Facebook, lo trovate il video. Noi ci vediamo per Worlds Collide domani, massimo sabato, per definire la card del pay per view Royal Rumble 2020, sabato barra domenica, e notifica importante per commentare Royal Rumble 2020 se riesco lunedì verso l'ora di pranzo, altrimenti martedì. Vediamo un po'. Comunque, grande Kate Lee, forza Kate Lee.